Il clown è una persona che entra in contatto con gli altri, che riesce ad emozionare. È un bisogno sociale assoluto, ma perché i veri malati stanno per strada. Invece è sempre vicino e ci seguiamo a vicenda, diciamo. Per riuscire a generare benessere, bisogna innanzitutto viverlo dentro di sé, offrendo un'emozione positiva e non semplicemente divertendoli. Ci deve essere una propria leggerezza interiore. Però prima di tutto parte dalla tua armonia. Cioè, un bambino che non ride non vuol dire che non sta meglio dopo che sei passato. La differenza proprio sostanziale di un clown è che si prende cura della parte sana del malato. Entrare nella dimensione della sofferenza è l'apoteosi della gioia. La vostra giornata può essere un'occasione stupenda per sentirvi strumenti d'amore. Il contatto non necessariamente deve essere un contatto fisico verso l'altro, può essere verso se stessi. Io ti chiedo di sentire il mio abbraccio. I limiti sono opportunità per vivere qualcosa di molto più intenso, di non tornare a quello che eravamo prima, ma essere un mondo che comunica di più con gli occhi e con amore. Non sarà il tuo foglio o diploma che attesterà la qualità del tuo clown, ma i bambini che ti ascoltano e l'anziano che ti guarda. La motivazione che mi ha spinto a scrivere in questi anni è stato il desiderio di condividere quanta gioia il cielo mi ha regalato. Ho sentito che la mia felicità non è arrivata perché l'ho cercata, ma perché l'ho condivisa. Grato di avere l'occasione di ammirare la bellezza che mi circonda e di poter essere uno strumento stonato a volte, ma sempre utile. Grazie.